Allora, ultima parte di questo approfondimento dedicato all'ematologia di Cosenza in particolare. Abbiamo visto gli aspetti più squisitamente clinici, quelli della ricerca, quelli del sostegno del volontariato. Stavamo parlando con il dottor Morabito della possibilità, dovrebbe partire presto, all'interno dell'Istituto di Biotecnologie di Aprigliano anche l'ala dedicata alle cellule staminali. Quindi c'è un mondo nuovo che si è aperto con le staminali, bisogna adesso trovare le giuste coordinate per utilizzarle al meglio. A livello di trapianti, lei diceva, nel nostro campo, nell'ematologia, vengono utilizzate, a parte anche in tanti altri campi. Ad esempio servono a ristrutturare, rigenerare i tessuti, gli organi che ricrescono, si riformano sani, è una rivoluzione. Ecco, nelle leucemie e nelle altre malattie dove si possono utilizzare queste cellule, queste vanno a soppiantare il trapianto del midollo osseo, perché finora noi abbiamo sempre sentito parlare di trapianto di midollo osseo, Ma dottor Morabito. bisogna chiarire un pochettino la terminologia. Eh sì, In perché effetti poi. la differenza sostanziale sta nel fatto, sempre di cellule staminali si parla, solo che prima noi li prendevamo direttamente facendo delle aspirazioni dall'interno delle ossa della crestelia, che per esempio, quindi in sala Del donatore che operatoria, doveva il essere donatore che individuato. veniva ovviamente l'anestesista addormenta e tiravamo su questi qualche un litro eccetera di questo sangue midollare arricchito in cellule staminali. Anche qui la tecnologia ormai da qualche tempo ha fatto dei passi da gigante e noi oggi siamo in grado di mobilizzare, come si dice, queste cellule staminali che risiedono normalmente a livello del midollo osseo nel sangue periferico. Quindi noi utilizziamo banalmente, diciamo, una macchina che normalmente viene utilizzata anche per prendere le piastrine dai donatori di piastrine, queste cellule staminali dal sangue periferico, quindi senza la necessità di dover utilizzare più la sala operatoria o l'anestesista per addormentare il paziente. Quindi alla fine sempre cellule staminali sono. Dopodiché dobbiamo fare una differenza sostanziale tra due tipologie di trapianto, il trapianto autologo, che non è altro che una chemioterapia ad alte dosi che viene effettuata in un paziente che ha una patologia, un mieloma, un linfoma, la stessa leucemia acuta. E per recuperare la funzione midollare del paziente a cui vengono somministrate queste quantità enormi di Sì, chemioterapia, naturalmente sono dei chemioterapici particolari, non tutti i certo. chemioterapici possono essere utilizzati ad altissime dosi, per recuperare questa funzione midollare poi si restituiscono queste cellule staminali che sono state preventivamente raccolte e congelate. Quindi è una procedura terapeutica in un paziente che ha Fa tutto da solo il paziente, esatto, diciamo, utilizzate le è un stesse paziente che ha cellule un del suo paziente. percorso. All'interno di questo percorso terapeutico c'è una terapia standard e una terapia ad alte dosi con il trapianto autologo. Allora, questo aspetto è un aspetto che può essere decentrato, cioè le unità operative di ematologia, non di Reggio perché hanno un centro trapianti, ma di Catanzaro per esempio e di Cosenza, possono, aggregandosi a un'organizzazione che fa capo a Reggio, decentrare questa attività trapiantologica di trapianto autologo nelle due unità operative. Naturalmente questo con tutto quello che ne consegue anche nel coinvolgimento della problematica pediatrica, perché anche lì E infatti. evidentemente deve essere, può e deve essere approcciata. Sarebbe importantissimo, Allora visto questo, lei anche il capisce che questo reparto di significa. eccellenza che abbiamo a Esatto, questo Cosenza, significa ancora una pediatri. volta una riorganizzazione regionale in questo, è una riorganizzazione che io definisco una riorganizzazione tipo metropolitana, per cui da Cosenza qual è la necessità di far viaggiare il paziente a Reggio e invece non far viaggiare le cellule staminali o addirittura congelarle qui in loco? Naturalmente tenendo come unico centro trapianti di riferimento Indubbiamente Reggio, perché L'organizzazione lì di è Reggio, da cui scuola. poi vengo e conosco benissimo, insomma, Ma infatti abbiamo detto che c'è un'esperienza trentennale, quindi è e chiaro. quindi anche in questo caso evitare di replicare tutto quello che c'è da replicare. Però in un'organizzazione in cui un'unità operativa che è in grado di fare
fare terapia per le leucemie acute è assolutamente anche in grado clinicamente di operare nel senso autotrapiantologico. Poi invece per quanto riguarda il trapianto allogenico, lì vanno invece accentrate queste attività allogeniche al centro trapianti di Reggio, perché c'è un donatore di mezzo, c'è la gestione del donatore, e il trapianto allogenico è un trapianto più particolare, in cui oltre all'attività... Quindi questi rimarrebbero quello tra due persone, tra un donatore e c'è un ricevente che è il paziente. Dovrebbe rimanere a Reggio, perché dovrebbe lì comunque sono strutturati in maniera tale da poterlo fare. È un problema di numerosità. Cioè il numero dei pazienti che devono accedere al trapianto allogenico sono significativamente più basse rispetto al numero dei pazienti che invece devono accedere a un trapianto autologo. Quindi anche da un punto di vista di una lista d'attesa, diversificando gli ambienti clinici dove andare a fare un trapianto di questo tipo, noi evitiamo anche di dilatare i tempi trapiantologici con tutto quello che ne consegue. Anche perché in queste malattie appunto non si possono avere tempi di attesa. Non solo, ma sempre di più aumento di pazienti, sempre di più questa pratica trapiantologica per sicurezza si sposta anche in un'età più adulta, più anziana. Cioè una volta noi trapiantavamo paziente con mieloma fino a 55 anni, adesso siamo arrivati a 65-70 anni se il paziente, come diciamo noi, è fit, cioè se è un paziente che magari gioca a tennis, eccetera, quindi certo è il tipo di paziente bene, che può ricevere questo tipo di approccio terapeutico. Quindi è chiaro che la domanda aumenta, e quindi quando aumenta la domanda bisogna riorganizzarsi e vedere un po' come fare a dare risposte concrete a questo tipo di domande. Una curiosità, quando si può fare quello autologo e quando invece c'è bisogno del donatore, per chiarire le idee, visto che quelli insomma, il trapianto autologo è più diffuso, ha detto lei, sì. È più frequente? Sì, naturalmente la differenza sostanziale tra un trapianto autologo e l'allogenico è che c'è un effetto immunologico delle cellule del donatore che... effetto immunologico dato appunto dalle cellule immunocompetenti che vanno ad aggredire la malattia, cioè ci sono dei linfociti che vanno ad aggredire le cellule residue neoplastiche che si trovano nell'organismo del paziente, mentre l'autologo è semplicemente frutto di una chemioterapia ad alte dosi, non c'è nessun effetto immunologico. Detto questo, naturalmente questa possibilità di recuperare questo effetto terapeutizzante in più naturalmente ha un rovescio della medaglia, cioè è più impegnativo quel tipo di trapianto e quindi va applicato soltanto in quelle condizioni in cui è assolutamente necessario farlo. Quindi si screma notevolmente il numero e il tipo di patologia e anche la fase della malattia. Un conto avere un paziente nella fase iniziale di malattia in cui devi applicare un trapianto autologo, per esempio il mieloma, ma un trapianto allogenico lo lasci in una fase in cui la malattia magari è ritornata e quindi c'è questa opportunità di doverlo fare. La golden share. Esatto, nelle leucemie acute, se parliamo di paziente giovane, naturalmente in determinate situazioni, quando noi, torniamo al discorso del laboratorio, fotografiamo quelle condizioni biologiche in cui ci sono delle mutazioni particolari di alcuni geni, quindi c'è una biologia più aggressiva della patologia leucemica, è chiaro che lì dobbiamo applicare il trapianto allogenico in prima linea. Naturalmente con quello che ne consegue da un punto di vista della possibilità di trovare un donatore, ma adesso la tecnologia è andata avanti, una volta si trapiantava il paziente, il donatore che è all'interno della fratria assolutamente identico. Adesso riusciamo anche a trapiantare i pazienti che non hanno tutti i geni, si chiamano distocompatibilità anche al 50%, quello che noi definiamo il trapianto aplotipo identico, cioè per metà è compatibile, l'altra metà non è compatibile, ma nonostante questo le tecnologie e il disegno terapeutico ci consentono di fare anche questo. Tutta quindi, insomma, questa lavorazione anche, lì, anche un mondo non indifferente. E poi c'è la problematica del riparo tissutale, e questo va costruita tutta una legislazione da questo punto di vista,
perché queste self factory, come si chiamano, devono essere assolutamente blindate da un punto di vista della inattaccabilità, perché si manipolano delle cellule che poi devono essere utilizzate per questo riparo tessutale. Ma infatti ci sono molte preoccupazioni, molte resistenze, ottenendo anche dei buoni risultati, a iniettare delle cellule staminali autologhe per i pazienti che avevano insufficienze arteriose, pazienti diabetici. Con successo? O anche, assolutamente sì, si vedeva questo paziente che poi nel tempo ricominciava a camminare senza dolore, e anche facevamo delle, in collaborazione con il Sant'Anna Hospital di Catanzaro, abbiamo fatto un protocollo in cui iniettavamo queste cellule staminali all'interno del cuore, nella zona necrotica, laddove c'era l'infarto. Quindi è un mondo incredibile da questo punto di vista. Certo, però appunto va disciplinato bene. Va molto bene disciplinato, e prima di tutto bisogna far sì che un centro trapianti e un'organizzazione trapiantologica che deve vedere anche questi aspetti innovativi si deve un po', mi passi il termine, liberare di quella che è la routine. Quindi la routine a questo punto è arrivato il momento di decentrarla. Altrimenti se tu accentri tutto, poi non, non riesci a rispondere neanche alla noi domanda. Speriamo di decentrare anche a Cosenza, perché sarebbe un grosso vantaggio per i tanti pazienti poter avere anche questa opportunità qui con le cellule staminali, ma anche a livello di ricerca, insomma, poi si muove tutto un indotto, ecco, perché non bisogna mai dimenticare, dottore, che la sanità non è solo cattivi affari, lobby e quant'altro, c'è anche quella purtroppo, forse è entrata un po' troppo, però una buona sanità spesso fa la fortuna dei territori, ha delle ricadute positive sui territori. Noi pensiamo ad esempio all'Emilia Romagna, queste regioni, o la Lombardia, che possono finanziarsi un sistema sanitario regionale grazie solo alla immigrazione sanitaria. E poi lì sì che sono bravi, ma noi dobbiamo puntarci, avvocato Nucci, quindi possiamo contare sul completamento del laboratorio? Voi ci puntate, voi sarete di supporto? Assolutamente sì, quello è una meta per noi importante, peraltro è proprio la mission statutariamente prevista nella nostra fondazione, quando noi nel 2006 abbiamo costituito questa fondazione di partecipazione appunto tra questi soggetti pochi ma buoni, perché per noi è stato assolutamente prioritario scegliere dei partner che poi fossero, che garantissero la serietà di quello che facevano, e quindi avere all'interno Fondazione Carical, Provincia, azienda ospedaliera, università, a parte noi piccoli privati che l'abbiamo lanciata l'idea, fortemente voluta, è stato motivo di garanzia. Quindi assolutamente sì, io credo che si debba andare in questa direzione per quello che attiene alla ricerca. Sul territorio poi si può fare tanto, e questo connubio, questa unione oggi con l'AIL arriva in un momento importante, perché il territorio nostro è vastissimo. E se riuscissimo, ma sicuramente investiremo anche in questa direzione, se riuscissimo a organizzare una assistenza domiciliare con la A maiuscola, saremmo veramente a metà dell'opera, nel senso che sì, perché l'assistenza domiciliare è assolutamente fondamentale, perché è una provincia così vasta, per cui l'idea che un vecchietto che deve partire da Nocara piuttosto che da un paese per arrivare in ospedale, dove poi solo magari per fare la trasfusione di quel giorno o altro trova altri ostacoli, quali quelli della disponibilità del posto, di una serie di, ma solo la difficoltà di attraversare, di fare centinaia di chilometri per un mezza giornata, sì, o per tornare poi, a casa. In quelle condizioni. Perché non è che si va a fare una gita. Per cui questa è un'altra cosa, prima abbiamo parlato di casa AIL, ma questa è un'altra cosa sulla quale bisognerà lavorare. Non c'è dubbio che gran parte di noi dobbiamo pensare oggi
prima a migliorare quello che abbiamo, perché altrimenti è un po' come chiudere il resto ma senza aver implementato quello che rimane anche aperto. Perché quando voi entrate adesso in ospedale vedete le persone che hanno bisogno, è giusto dare risposte a queste persone, assolutamente. Quindi, poi si lavora anche agli altri progetti, esatto, quindi quello che vogliamo fare in questo momento è sicuramente migliorare quello che già abbiamo, per cui fornire anche delle risorse, lo possiamo fare con i volontari, speriamo di poterlo fare con dei medici, abbiamo in programma in questi giorni un incontro con l'azienda per poter parlare anche di medici, di infermieri, di cui c'è carenza assoluta nel reparto, e il blocco delle assunzioni la fa da padrona, però insomma speriamo di poter lavorare anche in questa direzione. E poi il territorio. Il territorio non si può trascurare, perché migliorare l'assistenza sul territorio significa migliorarla anche in ospedale. Assolutamente, si fa un filtro eccezionale, questa è la solita diatriba tra ASP, azienda territoriale, ospedaliera. Cioè va centralizzato tutto quello che deve essere centralizzato e assolutamente decentrato quello che può essere decentrato. Ma infatti. Soprattutto l'anziano, soprattutto chi deve avere una terapia semplice. Molto spesso sono anziani che devono fare, come diceva l'avvocato Nucci, una terapia di supporto, quindi una trasfusione, quindi si può portare a domicilio questo. Naturalmente ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche certa collaborazione. Io in questo ho cercato in questi anni di coinvolgere anche i medici di medicina generale, lì abbiamo bisogno anche di questo filtro, non ma vorrei loro sono aprire fondamentali, altre vertenze. No, io me ne occupo spesso. Non apriamo altre vertenze perché questa è una delle problematiche del nostro pronto soccorso, per esempio, ecco. È quello che proprio non esiste un filtro per cui tu puoi dare un servizio migliore nel momento in cui riesci a, anche perché è giusto, cioè un paziente anziano non può essere sballottato. Ma infatti anche perché pensiamo ai collegamenti, se uno non ha un figlio, un nipote, un parente, un amico che lo accompagna, non ci sono neanche collegamenti, abbiamo perso sociale, anche le vecchie corriere. C'è un posto sociale, non è differente, il caregiver deve prendere la giornata di ferie oppure deve venire. Molti dei nostri, parlavamo prima di figli che si trovano chi in Canada, chi là, quindi c'è anche un aspetto organizzativo sul paziente anziano che è di difficile, che mi è capitato qualche volta di andare a fare a domicilio, naturalmente. Ma non delle visite, ma proprio operatività diagnostica, un midollo, cioè cose che poi, per le quali poi il paziente può stare meglio, perché avendo la diagnosi puoi applicare una certa terapia. Cioè questo paziente non era in grado di spostarsi. Quindi tutto questo ha una sua, quindi anche l'aspetto diagnostico a domicilio, quello che può essere fatto. Naturalmente poi bisogna un pochettino, allineare gli aspetti anche amministrativi oltre a quelli clinici. Perché c'è quello il problema, anche l'ostacolo è anche quello, no? Della burocrazia, di tutti gli bisogna aspetti molto amministrativi, esemplificare. Che incide molto sulla prestazione di voi medici sanitari. Prima di chiudere, dottore, lei non solo è il direttore dell'unità operativa di ematologia, ma è anche direttore sanitario dell'Annunziata. E allora abbiamo parlato di turnover, abbiamo parlato delle difficoltà. Non è un colpo basso, che sappiamo che lei in questa fase non si può dire nulla perché siamo sospesi tutti quanti con le vicende regionali. Però è possibile che al tavolo Massicci non si rendano conto che reparti senza medici, perché con oltre 100 pensionamenti non puoi prendere una, due o tre persone e manco quelle, perché abbiamo visto le difficoltà, le battaglie anche di Gangemi per cercare di aggirare questo turnover. Lei si è dovuto praticamente creare da solo questo reparto, ma con grandi difficoltà. Se non ci fossero i precari, molti reparti non funzionerebbero. Come se ne esce da questa situazione? Ma perché? Dico, tagliamo dove ci sono gli sprechi, tagliamo consulenze, tagliamo magari altre cose, strutture che non funzionano, servizi doppioni. Ma è una domanda difficile, io avrei solo una risposta. Intanto noi dobbiamo sempre di più sviluppare, come dico sempre, il senso dell'appartenenza
come dire, buttare giù il senso della proprietà. Cioè, se ognuno di noi capisce che sta in ospedale perché vuole e deve costruire qualche cosa, e questa costruzione deve avere una stabilità nel tempo, anche quando e soprattutto, io dico sempre, nel momento in cui io andrò via dall'ematologia non se ne deve accorgere nessuno, perché questo vuol dire che si è creata una struttura che cammina da sola. È chiaro che le condizioni sono condizioni di precarietà a 360 gradi, c'è una precarietà strutturale che impedisce di fare e di organizzare al meglio determinati percorsi, parlo in generale dell'ospedale adesso, sì, ma infatti... c'è una precarietà che è legata a un decentramento delle risposte che dovrebbero essere fondamentalmente risposte che il paziente deve avere sul territorio. E anche lì molto spesso si creano dei duplicati, nel senso che il paziente c'è magari la possibilità di approcciare un primo livello nel territorio, ma c'è questa anche abitudine, essere sì, proprio una rivoluzione culturale in questo, infatti, che bypassa quel primo filtro e arriva direttamente. Quindi insomma le problematiche sono le più diverse, perché voglio dire, la stessa persona, questo è l'assurdo, che poi si sposta e va in una regione più evoluta della nostra, immediatamente si allinea. Allora delle due una, o qui effettivamente le risposte non sono quelle che uno vorrebbe avere, oppure c'è, come dire, questo appiattimento culturale per la qualcosa poi il paziente, forse autonomamente, forse anche un po' mal consigliato, non spesso anche dai medici, perché non tutti conoscono poi le realtà. Ci sono medici che non sanno di base, non per colpire, perché qualcuno dice che io ce l'ho con i medici di base. No, io li rispetto tantissime e voglio che loro funzionino. Bisogna fare un distinguo da tutte le parti. Perché funziona tutta la sanità. Appunto, ci sono dei medici di base che magari non sono, la stessa cosa succede in ospedale, consapevoli, o anche in ospedale, dei medici che non sanno neanche quello che è disponibile sul nostro territorio e quindi inviano facilmente i pazienti fuori. In una parola, bisognerebbe, come dire, recuperare la nostra dignità professionale. Ma infatti, strada facendo, ma anche una c'è bisogno di un cambio di mentalità, e non è facile, perché anche l'infermiere che si deve rapportare col paziente deve comportarsi in un certo modo, il medico deve avere la stessa cosa. Qui veramente, perché fuori, più che poi la sostanza, è anche la forma che attrae, e quindi perché qui i medici ce li abbiamo. Abbiamo finito, vorrei dire, chiedere all'avvocato Nucci, per la formazione, per chi vuole fare volontariato, in una battuta, si rivolge a voi, si rivolge e poi a noi, ci sono questi si rivolge corsi a noi, e il 9 maggio inizia già questo primo corso di formazione con la presenza di psicologa, psiconcologa, presenze qualificate, saremo sostenuti anche adesso chi vuole, l'abbiamo proprio posticipato perché avevamo in programma di iniziarlo l'11 di questo mese, invece siccome stanno arrivando tante richieste abbiamo pensato di spostarlo a subito dopo il periodo pasquale, quindi inizia il 9 maggio, quindi chiunque voglia può fare richiesta alla Fondazione Amedia Scorza, che si sta rendendo parte attiva per l'organizzazione. Se peraltro le informazioni relative al corso sono proprio tutte sul sito www.fondazioneamediascorza.it, trova tutto il programma del corso e quello che è necessario per quello che si può fare. Allora, intanto grazie al dottor Fortunato Morabito, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Io l'ho sempre presentata nella veste di direttore, direttore dell'unità operativa di ematologia, che poi è il suo dipartimento. Speriamo che per l'Annunziata, per tutta la sanità calabrese, ma soprattutto per l'Annunziata, perché piange il cuore vedere le polemiche, le difficoltà. È l'ospedale più importante della regione, perché è la provincia più importante della regione. Speriamo di vedere delle risposte quanto prima. Grazie anche all'avvocato Ornella Nucci, presidente dell'AIL, dell'associazione AIL Cosenza, nonché della fondazione Amelia Scorza Onlus. Speriamo che ci sia tanta generosità da parte dei calabresi, perché i soldi saranno investiti in Calabria, restano in Calabria. All'ematologia
all'ematologia di Cosenza e potremo tutti verificare poi il buon fine. Grazie a Vittorio Chiuto, Katia Paese, Rodolfo Magliocchi per l'assistenza tecnica e grazie a voi per essere stati con noi.